A meno di 4 settimane dal voto, nei piccoli centri della provincia di Avellino si infiamma la campagna elettorale. Tra i comuni chiamati a rieleggere sindaco e consiglio c'è Mirabelle Clano, che in ottobre ospiterà il G7 dell'Interno. Una prova importante per la cittadina della Valle del Calore, che prima di allora però dovrà decretare chi la rappresenterà. Come da pronostico, due gli sfidanti in campo: da una parte l'uscente Giancarlo Ruggero con Uniti per Mirabella, dall'altra Antonio Sirignano e Rinascita Mirabella. Sarà corsa a 3 invece a Paternopoli, dove oltre alla lista dell'uscente Salvatore Cogliano sono state presentate quella dell'ex sindaco Felice Di Rienzo e dell'attuale segretario comunale Beniamino Iorio. Partita in discesa invece a Taurasi, dove l'unica lista presentata, Taurasi Viva, è quella del sindaco uscente Antonio Tranfaglia. Stesso scenario a Bonito e Melito Irpino, in campo solo le liste degli attuali primi cittadini, Giuseppe De Pasquale con Progetto Comune e Michele Spinazzola con Democrazia e Progresso. Al voto anche diversi centri della Baronia, a partire da Castel Baronia, che 5 anni fa si era ritrovato a vivere uno scenario quanto mai inusuale. Il pareggio dei voti aveva portato al ballottaggio. Non sarà della partita l'attuale sindaco Felice Martone, che dopo 10 anni alla guida del comune ha deciso di non ripresentarsi. La sfida sarà dunque tra Mirko Pecorari, in continuità con l'amministrazione uscente, e Patrizia Reale. A Carife è in corsa Margherita Di Giorgio, figlia dell'ex primo cittadino, e l'uscente Antonio Manzi. A San Nicola Baronia, invece, a Giuseppe Moriello si contrappone Giuseppe Buccio. Sfida a 2 anche a San Sossio tra Giovanni Contardi e Felice Orlandella. Nuovamente in campo il sindaco di Zungoli, Paolo Caruso, che tenta di riconfermarsi alla guida del comune. A sfidarlo Cintia Andreottola. A Villanova del Battista sfiderà l'uscente Raffaele Panzetta, Ernesto Iorizzo con la lista Nuova Era. A Valle Saccarda invece la sfida sarà tra Franco Archidiacono e Euplio Pagliarulo. A Trevico 2 le squadre in campo, quella del sindaco Nicolino Rossi e quella capeggiata da Pasquale Tanga, Trevico il risveglio. Al voto anche 2 importanti comuni dell'Arianese, Savignano Irpino e Monte Calvo. Nel primo caso sarà della partita l'uscente Fabio Della Marra, Felice Mauro Russo lo sfidante. A Monte Calvo invece l'attuale primo cittadino Mirko Iorillo si candida, ma solo come consigliere, nella lista Obiettivo Comune capeggiata da Francesco Sepe. Un progetto dunque in continuità con l'amministrazione uscente. A sfidare questa compagine con Monte Calvo domani sarà Carlo Pizzillo. Infine, in Alta Irpinia, a Cassano, si ripresenta il sindaco Salvatore Vecchia, contro di lui Michele Carbonara. A Bisaccia prova a riconfermarsi sindaco Marcello Arminio, Antonio Melillo il suo sfidante.